Nel frattempo voglio anche approfittare per parlare della situazione me e Neil, perché voglio chiarire una volta per tutte e rispondere alle vostre tantissime domande. Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, oggi voglio truccarmi con voi, voglio dedicare questo video interamente al make-up e testeremo solo ed esclusivamente trucchi Essence che, come sapete, sono super economici, non esistono altri brand che costano meno di Essence se non i trucchi tutto ad 1 euro, quindi per me sarà una bella sfida ed è un brand con cui ho lavorato in passato, ma è da un bel po' che non uso i prodotti Essence, quindi vedremo, vedremo, vedremo. Come al solito io giudicherò senza filtri e nel frattempo voglio anche approfittare per parlare della situazione me e Neil, perché voglio chiarire una volta per tutte e rispondere alle vostre tantissime domande dopo l'ultimo video. Iniziamo con il primer. Ho preso il Prime più Studio Redness Correcting Primer, che è un primer di colore verde che va a contrastare, va a coprire tutte le imperfezioni di colore rosso, perché appunto nella ruota dei colori l'opposto al rosso è il verde, quindi brufoletti, capillari, macchioline rosse le copriamo con primer e correttori verdi. Non penso che le imperfezioni di colore rosso si siano attenuate tantissimo, ma vedremo come si comporterà come primer. Poi, allora, come fondotinta, ragazzi, non c'è tantissima scelta da Essence per quanto riguarda i fondotinta e mi sono trovata catapultata praticamente 20 anni indietro, forse 15, perché hanno fondotinta in mousse. Questo sarebbe stato perfetto nel video che ho fatto Beauty Guru nel 1999, perché appunto è un fondotinta in mousse e io non vedevo fondotinta in mousse così appunto da millenni. Solitamente andrei ad applicare prima il fondotinta e poi il correttore, ma visto che abbiamo questo fondotinta in mousse, penso sia meglio applicare prima il correttore, che è lo Stay All Day 16 ore. Wow, severo e pazzesco! In colore 10 Natural Beige, che se non sbaglio era il più chiaro. E di correttori avevano una buona scelta, ce n'erano altri in realtà, ma ho voluto provare questo, anche se noto in questo momento che il sottotono di questo correttore è giallino, mentre sarebbe meglio averne uno rosato per le occhiaie, ma fa niente. Estremamente difficile da sfumare, non capisco come mai, ma lo sfumo e poi non mi copre tantissimo, ragazzi. Questo correttore è un po' una delusione, se devo essere onesta. Iniziamo proprio bene questo video, ma cioè, una volta che l'ho sfumato, non copre assolutamente nulla. Se ne va in un modo molto strano. Riprovo. Non è assolutamente ad alta coprenza questo correttore, questo l'abbiamo capito. Non copre tantissimo, onestamente. Non so se dura 16 ore, ma se non mi copre tanto, può durare anche 50 ore, che onestamente chi se ne frega. Quindi più o meno, allora, con il correttore abbiamo fatto. Arriviamo quindi al fondotinta in mousse, che è il Soft Touch Mousse Makeup in colorazione 01 e si chiama Matte Sand. Ragazzi, la colorazione 01 è marrone. Anche su questo Essence dovrebbe veramente portarsi al passo, perché ormai tutti i brand che conosco hanno un sacco di tonalità diverse, dalla più chiara, chiarissimissimissima, alla più scura. E qui invece ho visto che di questo fondotinta di tonalità ce ne sono veramente poche. E soprattutto non può essere la 01 così scura, cioè non può. Adesso io lo applicherò, ma appunto ho preso la tonalità più scura che c'è. Tra l'altro non so neanche se applicarlo con la spugnetta, proviamoci. Ho preso la tonalità più scura. La tonalità più chiara che c'era e non posso farci altro. Ok, questa è la tonalità più chiara da Essence. Io spero si riesca a vedere perché ho la faccia arancione. Ok, purtroppo avevo immaginato che sarebbe finita così quando ho visto il fondotinta e purtroppo avevo ragione. Non può assolutamente, io non posso usare quindi fondotinta di questo brand, perché se questa è la colorazione 01. Ragazzi, forse in videocamera non sembra così male, ma io spero riusciate ad accorgervi dello stacco che ho tra il viso e il collo. No, 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 no. Devo dire che
Per quanto riguarda la base, mi sta deludendo non poco. Cioè, il fondotinta non è neanche male di per sé, onestamente. La coprenza, tutto sommato, è buona. Si stende facilmente, onestamente, anche con la Beauty Blender, ma ragazzi, cioè, sembro un Oompa Loompa, cioè, mio Dio! Cipria, andiamo a fissare questo capolavoro. Cipria, questa è la All About Matte ed è una cipria fissante, opacizzante, dovrebbe essere trasparente. Stendo come sempre sulla zona T in modo più abbondante e poi quello che mi rimane sul pennello lo porto anche sul resto del viso. Se avete la pelle mista vi consiglio sempre di fare così perché se esagero sulle guance con la cipria poi mi tira tantissimo la pelle perché qui è molto secca. Ok, adesso blush. Ho questo, il The Blush in colorazione 10. È un bellissimo colore rosa nude, quindi mi è sembrato ottimo per la mia carnagione ed effettivamente non è affatto male. Non è assolutamente, assolutamente male. Un bellissimo colore che penso possa stare bene un po' con tutti i trucchi. Peccato per la base sotto che è talmente penosa che non riesco a prendermi seriamente, ma ci proverò, ci proverò. Ne metto un po' anche sul naso, anche se tanti di voi mi dicono: no, Nicole, non ti sta benissimo. Io adoro un tocco di colore anche sul naso, perché se ci pensate, il sole quando ci abbronza, queste sono le zone dove ci abbronziamo, no? Compreso il naso. Adesso, come terra, non so come mai, mi sono dimenticata di prendere la terra, oppure non l'ho trovata, non lo so. Comunque, come terra vado ad usare, vado a prendere la palette The Nude Edition e vado ad utilizzare questo ombretto, che è un marroncino chiaro freddo che secondo me posso utilizzare tranquillamente come contouring, ma penso che ci siano anche le terre, solo a me non è arrivata, adesso non mi ricordo. Comunque vado, cerco almeno di prelevare questo ombretto con il mio pennello. Alla fine ho mischiato questo all'altro colore perché era veramente troppo troppo grigio e onestamente, questi ombretti, poi li useremo anche come ombretti, ma onestamente non mi sembrano male. Un po' di contouring anche al naso, leggero. Adesso, come illuminante, ho preso questa palette che è la Choose Your Glow. Molto carino, devo dire, il pack e anche molto belli gli illuminanti. Almeno sembrano molto belli, vediamo se swatchandoli sono anche wow, sì, sono super super pigmentati. Wow. Applichiamo l'illuminante, nel frattempo ne approfitto per parlare un po', oh mio Dio, forse un po' troppo. È molto 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 scrivente e molto molto luminoso. Sono andata a metterne tanto perché non pensavo onestamente fosse così scrivente, mi ha stupito l'illuminante e volevo menzionare il fatto appunto di Neil perché come avete visto nell'ultimo video è venuto a trovarmi qui ad Amsterdam, abbiamo passato qualche giorno assieme e ho visto dei commenti che vorrei, ci tengo un po' a chiarire. Ok, l'illuminante sulle labbra non serviva, però ne ho messo un po' sull'arco di Cupido e un po' sul naso, tanto poi questo lo copriamo con il rossetto. Poi base. Per l'ombretto vado ad utilizzare I Love Color Intensifying Eyeshadow Base. Questa la conosco e penso sia disponibile in un'unica colorazione che è parecchio chiara. E volevo appunto approfittare perché ho visto dei commenti, alcuni, curiosi, insomma, che è normalissimo, altri invece non mi sono piaciuti per niente, quindi volevo un attimino soffermarmi su questa cosa. Allora, numero uno, non dovete pensare che ogni volta che io vedo Neil, sia che ci siano altre persone con noi o che siamo da soli, non dovete pensare che tra di noi ci sia qualcosa, perché come vi dicevo, non è così e se fosse così, anche perché so che sareste tutti super felici, questa cosa l'abbiamo capita entrambi, se fosse così, credetemi che ve lo direi istantaneamente, perché appunto so che è una cosa che vi renderebbe felici, però ragazzi, non è così e non è una cosa che succederà. Io lo so che è difficile credere nell'amicizia, specialmente tra uomo e donna, specialmente tra ex fidanzati, e io per prima non ci ho mai creduto fino a quando mi è capitato nella vita e vi posso garantire che io vedo Neil
come un fratello, non come un ex fidanzato, neanche come un amico, ma proprio come un fratello, una persona che conosco da quando avevo 16 anni e da quando lui ne aveva 18 e io ne avevo 16, siamo praticamente cresciuti assieme e questa è una cosa che ci lega tantissimo, secondo me, il fatto che ci conosciamo veramente tanto tanto bene dai tempi di scuola, perché io andavo a trovarlo a scuola dove c'era la mia migliore amica in quarta superiore, rendiamoci conto, quindi ci conosciamo da sempre, abbiamo tanta confidenza. Andiamo d'accordo, però non c'è nulla più di questo. Adesso che ho chiarito questa cosa, allora intanto, anzi, come palette di ombretti, non vado ad utilizzare quella che vi ho fatto vedere prima, che era la numero 10 Pretty in Nude, ma vado ad utilizzare questa numero 20 Lovely in Rose, ed ha colori che sono un pochino più, che virano un pochino più sul rosa e violetto. Quindi volevo prima di tutto appunto chiarire questa cosa e farvi sapere che non vi nascondo nulla. E numero due, volevo invece concentrarmi un attimino su alcuni commenti che puntualmente arrivano quando io e Neil siamo assieme in un video. E sono commenti che mi dicono che io lo illudo e che dovrei smetterla di illuderlo perché non è un bel comportamento e che appunto sostanzialmente sono io che gli do false speranze. Allora, io numero uno vorrei farvi riflettere su questo e specialmente alle persone che mi scrivono queste cose, io vorrei chiedere loro come mai pensano che sia la donna sempre ad illudere l'uomo e non viceversa, perché noi siamo stati abituati a pensare che le donne sono quelle cattive, che le donne sono quelle manipolatrici, quando in realtà i manipolatori sono praticamente quasi tutti uomini, dalle statistiche, perché siamo 7, 8 su 10 sono uomini. E quindi ragioniamo un attimino su questo, no? Proprio pensare perché pensi automaticamente che sia io che illudo Neil e magari non il contrario, ma soprattutto, ma perché deve per forza esserci la magagna e perché bisogna sempre cercare il negativo dove il negativo non c'è? Cioè, perché deve per forza uno illudere l'altro? Perché non possiamo essere amici senza avere nessun tipo di sentimento e senza che nessuno dei due sia illuso in nulla? Cioè, non riesco proprio a capacitarmi di questa cosa che tra l'altro mi viene detto anche in modo per niente carino. Cioè, non riesco a capacitarmi di come le persone possano autoconvincersi di cose che si sono inventate ed esserne talmente certi da venirle a scrivere a me in un modo neanche bello. Quindi per me è abbastanza assurdo tutto ciò, però volevo farvi appunto riflettere come mai siamo costantemente portati a pensare che sia la donna quella che prende in giro, la donna ammaliatrice, no? La donna che. Cioè, questi sono tutti concetti che sono stati inventati da uomini per farci passare in cattiva luce. E onestamente sarebbe anche ora che noi donne non li utilizzassimo più. Stessa cosa per gli insulti che uomini hanno creato per sminuire le donne, sono insulti che le donne usano per sminuire altre donne. Ragazze, non dovremmo farlo, girl power, ok? Però appunto questa cosa mi dà un pochino fastidio perché puntualmente ogni volta che c'è Neil in qualche mio video mi viene detto che io lo illudo. A parte che, numero uno, non è così. Numero due, vorrei anche dirvi, adesso senza spiattellare i fatti di Neil, però Neil ha una vita, diciamo, amoroso, sentimentale, molto più attiva ed eccitante della mia. Quindi, perché mai? Perché pensate che io lo illuda? Perché Neil, onestamente, si dà da fare, non vi preoccupate. Ok, questi ombretti non mi sembrano male, ma dipende un po'. Allora, sono parecchio polverosi. Questo color borgogna vinaccia. Molto bello, ad esempio questo marrone invece un pochino meno pigmentato. In linea generale trovo che quelli brillantinati siano più pigmentati di quelli matte. Quindi sì, spero di aver un po' chiarito questa situazione, anche perché ci tengo appunto quando vedo qualcosa che è molto
contro le donne e sono concetti mentali inventati da uomini per insultare le donne, che poi le donne stesse usano. Io devo intervenire e farvi capire che questa cosa non va bene, senza prenderla sul personale, ok? Però ci tenevo a chiarire questo fatto. Matita, vado a stendere la Long Lasting Eye Pencil Waterproof. Nera. Come al solito mi lacrimeranno gli occhi, se succede non fateci caso, cerco di applicarla anche sulla rima superiore. Devo dire che questa matita è molto scrivente, molto morbida e non ha niente da invidiare ai brand di lusso super cari. Poi eyeliner, vado ad applicare il 24 Ever Ink Liner colore Intense Black. Anche questo a pennarello, tutti gli eyeliner che uso praticamente quasi sempre sono a pennarello. L'eyeliner mi è piaciuto molto, ragazzi. Unica cosa, la punta è molto molto piccolina. Io di solito preferisco gli eyeliner che hanno una punta un pochino più lunga, li trovo più semplici da applicare, ma tutto sommato molto molto scrivente. E per le ciglia, prima di applicare il mascara, ho visto che hanno anche questi lash primer, quindi voglio provare questo. Questo è il Volume Booster Lash Primer. E dovrebbe appunto fare da base al nostro mascara. Così riuscite proprio a vedere bene lo stacco viso collo, mio Dio. Comunque, a proposito di Nil, volevo dirvi che ho in arrivo probabilmente domani, perché è un po' un casino da montare, quindi ci metterò un po'. Ma dovrei avere in arrivo domani un nuovo video con Nil come protagonista, dicevo, perché gli ho fatto un altro scherzo terribile, poveraccio, ma visto che vi era piaciuto tantissimo l'altro video in cui gli avevo fatto quello scherzo, vi ricordate che volevo tornare con lui, eccetera, che mi aveva preso per pazza, ho pensato di farne un altro e vedrete appunto, penso, lo vedrete penso domani. Dico solo preparatevi perché sono stata abbastanza cattivella, anche se posso, diciamo, oh mio Dio. No, questo primer onestamente non funziona tanto bene. Come mai da questa parte sì e da questa parte, cioè da questa parte è andato ancora decentemente, da questa parte le mie ciglia sono diventate tutte bianco impiastricciate. Oh mio Dio, no, devo prendere una salviettina struccante ed andare, non lo so, devo in qualche modo. Questi diventeranno dei grumi pazzeschi con il mascara, non penso di poterci fare nulla, non lo so. Questo lash primer, non riesco a capire onestamente che cosa sia successo, ma forse ne ho applicato troppo. Vediamo adesso come si comporta il mascara. Questo è il Volume Stylist. Quindi sì, preparatevi a questo scherzo che arriverà nei prossimi giorni. Questo video spero vi piacerà, ma è stato difficilissimo da organizzare, ero super impanicata, ma appunto non vi anticipo nient'altro, ragazzi. E altra cosina, ragazzi, che non sapete se non mi seguite su Instagram, se non mi seguite ancora su Instagram, fatelo perché vi do un sacco di anticipazioni lì e vi condivido tantissime cose delle mie giornate che qui su YouTube non vedete, quindi il link è qua sotto nel box informazioni. E su Instagram avete visto che sono stata da Chanel settimana scorsa ed ho fatto un mega, mega acquisto, ragazzi. E non vi anticipo nulla, ma vedrete il video haul questa settimana. Sto solo aspettando che mi arrivino delle altre cosine che ho ordinato, che volevo raggruppare in questo haul. Quindi non appena mi arrivano vi faccio il video, ma penso quasi sicuramente entro la settimana. Ragazzi, questo non so se è il primer o il mascara, ma decisamente, decisamente non funziona su di me. Non lo so, io ho comunque le ciglia molto lunghe da quando uso il Revita Lash e il Siero Hairburst, però mi sembra che questo mascara più primer non me le allunghi particolarmente. Sì, crea un po' di volume, ma mi sembrano tutte incasinate, non lo so, sotto si vede ancora il primer bianco, mi sembrano tutte spettinate e con tantissimi grumi, quindi onestamente questo non so appunto se è il mascara o il primer, ma di solito io con il mascara mi trovavo appunto molto bene, quindi secondo me è decisamente il
primer che non funziona granché bene, mi sono macchiata, aiuto! Ok, ecco perché tengo sempre, sempre, sempre una salviettina per rimuovere il make-up vicino a me quando mi trucco, perché succede sempre. Adesso, per le sopracciglia, ho trovato questi eyebrow gel. E il problema anche qui è che questo è il colore più chiaro che hanno. Questo è lo 01, ragazzi, sì, 01 brown. Quindi blonde non esiste. Non so come possa essere possibile, visto che Essence poi è un marchio tedesco e i tedeschi, cioè, sono in tanti ad essere biondi. Come puoi farmi la tonalità? Cioè, scusate, questa è adesso una cosa che sta diventando personale per le mozzarelline come me, però è importante. Come puoi farmi due tonalità che sono 01, cioè le più chiare che avete, e sono il fondotinta in marrone e questo, cioè, questo eyebrow gel, ragazzi, va benissimo per una ragazza castana, ma onestamente a me sembra tanto tanto scuro, ma il fatto che magari per me può andare bene, che io le sopracciglia di solito le faccio parecchio scurette in confronto al mio colore di capelli, però una ragazza che appunto è bionda e vuole le sopracciglia naturali, devo andare a prelevare il prodotto diverse volte perché non è tanto tanto scrivente. Devo dire, il gel per sopracciglia mi ha stupito, mi è piaciuto, ma non posso tollerare che questa sia la colorazione più chiara che hanno. Poi, come rossetto, ho trovato questi che sono gli Stay Matte 8 ore, quindi lunga durata. Come sapete, i miei rossetti preferiti sono quelli liquidi, opachi, e quindi ho preso questo in tonalità 01 Hello Sunrise. Da notare che c'è anche un adesivo con la mascherina, c'è scritto Mask Proof. Mi fa un po' impressione vedere che il Covid adesso, non lo so, si riconosce dai prodotti, non lo so. Comunque andiamo ad applicare appunto questo che è un nude chiaro. Wow, questo mi piace tantissimo. Wow, ragazzi, io sono follemente innamorata di questo rossetto. È super coprente, si asciuga molto in fretta, ha un profumo slash sapore buonissimo e anche la colorazione è bellissima. Questo è stato forse l'unica scoperta di questo video, l'unico prodotto, no, insomma, più o meno, però questo è stato veramente una super, super, super scoperta. Voglio assolutamente provarlo in altri colori. E adesso, ultimo step del nostro trucco, andiamo a fissare il tutto con lo spray fissante che è questo, l'Instant Matte, appunto. Non sapevo che Essence facesse anche spray fissante, quindi è stata un po' una sorpresa. Vediamo. E questo è il risultato finale, ragazzi. Sono molto curiosa di leggere i vostri commenti, i vostri pareri. A me tutto sommato piace molto, devo dire, sia gli ombretti che le labbra. L'unica cosa che non mi piace è questo stacco viso e collo. Tutto sommato, i prodotti che mi sono piaciuti di più sono stati il rossetto, indiscutibile vincitore di questo make-up. Rossetto, poi mi è piaciuto moltissimo l'eyeliner, la matita per gli occhi, gli ombretti così così, i prodotti per la base. Possiamo fare di meglio, Essence. Quindi questo è quanto per il video di oggi, ragazzi. Scrivetemi tutto nei commenti, sapete che li leggo sempre tutti. Vi voglio tanto tanto bene, vi mando un bacio grandissimo. Vi abbraccio, venite qua forte, 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 forte. E vi aspetto domani, sempre puntuali alle 17:30. Ciao!